domandando all'ufficio personale per verificare gli atti della procedura di affidamento all'esperto nel settore turismo, atti che ci sono stati illegittimamente negati. Questa mattina ce li andiamo a prendere. Stamattina alle 9:30 ci siamo presentati all'ufficio personale del comune di Senigallia per pretendere di visionare i documenti che ci erano stati negati relativo al concorso per l'assunzione dell'esperto in accoglienza turistica, quella che io ho chiamato la finta selezione a titoli, in cui l'ultima parola spetterà al sindaco Mangialardi, che dovrà decidere in modo del tutto arbitrario su una rosa di candidati che gli sottoporrà la commissione. Ci siamo presentati, ci è stato immediatamente rifiutato ancora una volta l'accesso agli atti, sia dal responsabile dell'ufficio sia direttamente dal direttore Ratiglia, che è subito accorso all'interno appunto dell'ufficio. A quel punto abbiamo chiesto per la seconda volta al direttore Ratiglia di farci visionare gli atti, all'ultimo no, abbiamo chiamato i carabinieri. Sono arrivati i carabinieri, devo dire che intanto il direttore Ratiglia è sceso a più miti consigli e ci ha proposto di visionare in una stanza del comune tutta la documentazione senza nessuna reticenza, e a quel punto abbiamo accettato di non fare fotocopie, perché poi non era neanche il nostro interesse era vedere e controllare. E quello che abbiamo scoperto è incredibile. Abbiamo scoperto che ci sono tutte le candidature dei 178 persone provenienti da tutte le parti d'Italia, peraltro, ma non ci sono i criteri in base ai quali verrà creata questa rosa di nomi da sottoporre al sindaco Mangialardi. Vale a dire, prima hanno preso i curricula, prima hanno preso le candidature e poi in un secondo momento faranno i criteri. Cioè, siamo all'inversione delle regole di trasparenza e di imparzialità. Chi ci assicura che ora i criteri verranno fatti in modo obiettivo e non calibrati sulle singole candidature? Questa è la nostra domanda e questa è la nostra denuncia. Sì, ma noi siamo intervenuti, abbiamo esercitato il nostro potere ispettivo di consiglieri comunali, perché secondo noi c'è pur un'ampia discrezionalità nella scelta del personale, sicuramente per questo concorso, e adesso dobbiamo valutare anche gli atti dei precedenti, perché si tratta di procedure comparative, per i quali c'è un'amplissima discrezionalità da parte del sindaco. Probabilmente adesso noi chiederemo la sospensione di questa procedura comparativa per salvaguardare i diritti di tutti quelli che hanno fatto domande e che in qualche maniera non sono tutelati, proprio perché c'è poca trasparenza secondo lui e tantissima discrezionalità.